Buongiorno, vi avevo detto che avrei fatto più video, voglio mantenere il proposito e oggi è domenica, ieri abbiamo fatto la festa di Viola e oggi c'è il sole per fortuna, non capita spesso a Londra e vorrei portarvi in giro con me, penso che andremo al Broadway Market, ma se poi il video cambia tema non ve la prendete perché quando usciamo non sappiamo mai dove andiamo a finire e quindi niente, andiamoci a godere questa giornata di sole a Londra. Come si chiamano? Rosetta e Violetta. Visto che come spesso accade il weekend la metro è chiusa in alcuni punti, prendiamo metro e adesso l'autobus. Siamo arrivati, siamo a East, già si vede un po' di ipsteria collettiva. Qua per entrare in questo quartiere ci devi avere o la barba o 5 tatuaggi o essere esato da una parte o avere il risvolto, perché sennò non puoi entrare. Siamo venuti il giorno sbagliato, non c'è il mercato oggi, bravi noi. Ora i hipster hanno questa dote, fanno sembrare fichissimo tutto. Una cassetta di frutta vecchia. Il panettiere. È figo anche il cane che aspetta fuori dal panettiere. La libreria. Devo dire che è molto piacevole anche così perché è molto tranquillo, ci sono un sacco di ristorantini aperti, di negozietti, sembra un villaggetto. Questa è la storia della mia vita, io ordino la roba e se la mangia lei. Non credo di avervi mai fatto vedere il mio anello di zaffiro stellato del Madagascar, guardate cosa fa il sole. Vedete la stella? Facciamo una passeggiata digestiva qui a London Fields, che non è granché come parco, tra l'altro ci fanno anche i festival, quindi è abbastanza devastato, però è carino. Ecco Viola, senza paura. Mi sono innamorata di questa nuvoletta appennina con le gocce, ma ragazzi costa tantissimo. Ho incrociato una dichiarazione d'amore pazzesca. You are the best damn girl I have ever met. Will you marry me? Qui ci sono tutte ex industrie, palazzi industriali riconvertiti, questi di mattoncini che sono veramente bellissimi. Mamma mia, che ci farei con un loft con queste finestre? Che ci farei? La barca è un caffè. Do you make also smoothies like without the milk? Smoothies without milk? Yes. Okay, is it possible to have banana and strawberry? Banana and strawberry? Yeah. Thank you. How much is that? $3.50. Ha trovato la foglia coi cuori. No, mi sto attirando i pupazzi. Aiuto. Mandare aiuto. Sono qua bombardata dai pupazzi. Questo, quello laggiù, quelle gambe, è lui che invece dorme. Cioè, spiegatemi perché. Perché? Il classico camioncino dei gelati.
non si sa più che facciamo, perché di là c'è il laghetto con le barche, di là c'è una fiera dei cani. Mi ha chiamato un'amica dicendo che a Acne c'è il carnevale di Acne e noi non lo sapevamo, che è abbastanza vicino. Non lo so, voglio andare al carnevale però. Vabbè, l'abbiamo fatto, eh. Mango raspberry. Again. Abbiamo un mango raspberry e strawberry lemonade. Grandi soddisfazioni questo ghiacciolo che abbiamo preso, perché è naturale con la frutta vera. Mi piace. Preso autobus, ci siamo spostati al carnevale di Acne. Followed by Midas, Amethyst, Fountain of Youth, that thing we just did before. Giornata sta per giungere al termine, è stata veramente bella. Adesso stiamo tornando a casa perché Viola deve fare i compiti, anch'io devo lavorare un po'. Tra l'altro devo montare questo video perché ho detto che lo posterò stasera alle 9 e lo posterò stasera alle 9. E è stata una bellissima giornata. Come vi avevo detto, era iniziata che dovevamo andare a Broadway Market, siamo finiti ovunque, però è stata una giornata bellissima, mi è piaciuta molto. Se vi è piaciuto questo video fatemelo sapere, fatemi avere i vostri commenti e ovviamente iscrivetevi al mio canale, lasciate un like e d'ora in poi vorrei fare video con più regolarità, quindi per il momento una settimana, lo troverete sempre la domenica sera intorno a quest'ora, e in più qualche video durante la settimana, magari qualche sorpresa relativa ai viaggi o altri argomenti che mi piacerebbe trattare. A presto!